Buoni pasto. Look for the light. Sembra tipo che li paghi in buoni pasto. Ci siamo. Ecco, qui ora incominciano a fare a botte. Ecco, vedi, mi appaiono Fateci le munizioni. passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Ah, bene. Arrivano! Sei pronto? Sì. Allora, covaci di Ti dietro, copro. Trova il punto migliore. Porca troia! E ora? Come la mettiamo? Texas. Anche tu. Madonna, sparare con. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Oddio! Robert è bravissimo, Lo scrive dragga! consegne in bianco. Va! Mettiamo fine a Oddio, tutto questo. va! Oh, ma. Budino! È un budino! Guardalo! Guardalo! Guardalo come si muove! Va! Tutto ondulante! Oddio, che schifo, che impressione! Ma non me le danno le munizioni? Cioè, non. Wow! Oddio, che schifo! Oddio, sembra una gelatina! Madonna mia! Oddio! No, io su queste cose mi impazzisco! Mi fanno impazzire queste cose! Quindi? Andiamo avanti o. Ah, devo salire di qua. Infatti sto dicendo, ma che cazzo. Dammi la mano. Che belli cadaveri che fanno tutto. Tutta la gelatina. Allora, qua non c'entra nulla. Comunque sì, perderò, penso. Perderò, penso, le mezz'orate a draggare i corpi tutti così. Che sballonzolano. Di qua, Joel. Ehi, Madonna, non cominciamo come con Final Fantasy VII Remake che mi bloccate l'esplorazione perché mi incazzo, eh? Cioè. Non rompetemi i coglioni. Altri Fatemi della banda di esplorare. Robert. Come sai che Merda, chi sto vedo? arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. No, l'occhio che Dividiamoci e mi dà assicuriamoci che non entri fastidio. nessuno. La furtività ti permette di eliminare i nemici senza. Oddio! Guarda, guardalo! Guardalo come lo trascina! Oddio! Va! Oddio, che schifo! Guardalo! Oddio! Va! No, questa è una cosa fatta male comunque. Questa è una cosa fatta male. Mi piace questa cosa della furtività comunque. Che cazzo fai? Solo così. Ero in Jordan prima. Sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Vedi così. Elimina il primo, Ma io lì penso c'è un all'altro. medivac. Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno freddati tutti. Allora, tu pensa al primo, però il primo dov'è? È lì, ma potrebbe vedermi.
Sì, tutti strani. Ma... Sì, quell'idiota pensa che salverà il mondo. Ah, così possiamo cambiare la... Occhio! Vabbè, dovevo farlo fuori con la furtività. Perché io sono stato un po' avventato. Cazzo! Si può fare anche corpo a corpo. Ah, vedi, a raccogliere le munizioni. La chiave. Ok, va bene. Io in realtà dovevo... Guardiamo in giro. Ok, dovevo utilizzare la furtività. Io ero convinto invece che lei avrebbe sparato praticamente a quello che gli era di fronte, no? Quindi io sparavo a quello, lei sparava a quello, fuoco incrociato e nessuno mi avrebbe toccato. Invece no, proprio era una sorta di tutorial, giustamente. Oddio, com'è morto? Johnny, is that you? Metal Gear Solid intensifies? Wow! Cioè... No, vabbè, questo penso che sia il momento più alto della live di stasera. Guardalo! Wow! Vediamo se lo posso... Oddio! Oddio! Senti... Fa anche i versi. Sentite. Guardalo. Ma oddio. No, sto morendo con le lacrime. Con le lacrime sto impazzendo. Oh Gesù. Aspetta, quindi il Medipack non me lo fa prendere. Ah no, me l'ha preso invece. Ma perché me l'ha preso? Cioè, nel senso... Stupendo, stupendo. Oddio! Il braccio rotto! Guardalo! Va! T'ho spezzato, ho fatto... Guarda. Oddio, che madonna, che impressione. Mamma mia. Ok, andiamo avanti. Allora, si può frugare nella spazzatura? Ah, sì, effettivamente sì. Si può frugare nella spazzatura. Qua cosa c'è? Nulla. Quindi la chiave probabilmente la devo usare qua. Sì. Quando hai poche munizioni, cerca strategie alternative per sopravvivere. Prepara un lancio tenendo premuto L2. Eseguilo con R2. Robert, lancia alla cieca. È troppo paranoico per ecco, restare lanciare la bottiglia. Ci faremo venire in mente qualcosa. Hai sentito? Sì, l'ho sentito anch'io. Per distrarli. Ma qua penso che è perché devo passare di qua comunque. Allora, lì c'è un tizio. Allora no, il mio obiettivo è quello. Però mi vede. Se gli sparo faccio casino, faccio rumore. Quindi in realtà... Ogni volta sbaglio con sti tasti. La vedo bianca con sti tasti. Ah vedi, là c'è la bottiglia, ok. Ah, ma quindi è respawnata la bottiglia. Vediamo se... Forse lo devo far girare. Che diavolo era? Esatto, vedi? Che praticamente ho attirato la sua attenzione. Oh, cazzo! No, merda! L'ho visto!
Vai, sono convinto. Sono convinto di uscirsi. Aia. Merda. Ok, devo abituarmi un attimo ai tasti perché mi confondo con i tasti. Premo la corsa al posto di accucciarmi. E che però non li voglio cambiare i tasti, perché poi una volta che li impari il problema è che non posso cambiarli più. Ora io credo che però gli spari giustamente li abbiano sentiti. Allora, vedi, così posso fare in modo di... Ok, quindi qua non c'è nessuno. Ecco, lì c'è uno, lì ce n'è un altro. Merda, sto venendo qua. Headshot! Però va, la mira. Cosa, dove è finito? Perché non lo sento più. Eccolo. Dovrei distrarlo in qualche modo, solo che bottiglie non ne ho. Là. Bastardo. Madonna, che mira di merda con il controller. Ti potrebbe servire. Grazie. Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sicuramente li potevo sconfiggere in maniera silenziosa. Ne sono assolutamente Forza. Convinto. Il molo è di qua. Coltello. Il coltello è un'arma da usare solo in modalità furtiva. Ti consente di uccidere un nemico più velocemente e silenziosamente rispetto a uno strangolamento. Avvicinati silenziosamente alle spalle di un nemico e afferralo premendo triangolo. Poi premi nuovamente triangolo per usare il coltello. I coltelli possono essere usati un numero limitato di volte. Quando la loro resistenza termina, si rompono. Aumenta la resistenza trovando i manuali di addestramento. Andiamo. Ah, va bene, ok, quindi sono, diciamo, dei bonus che... A sto punto non penso ci sia ancora qualcuno in giro. Quella per scendere in quel modo. Comunque sì, sicuramente avrei dovuto sfruttare meglio la zona. Solo che, essendo un po' così a blind proprio. Invece per usare gli oggetti immagino, esatto, che col tasto in basso possa riequipaggiarli di nuovo. Quindi la bottiglia ad esempio. Ah, vedi, con R1 si accovaccia direttamente. Quindi se io sto correndo e premo, vedi, si accovaccia. Se lo tengo premuto si accovaccia direttamente. Ok, per posto. Ah, tiri premuto. Ok. Questa è una cosa buona, perché così non devo premere ogni volta cerchio e poi R1. Mentre invece premo direttamente R1, mi metto in posizione di ascolto e già sono pronto. Oddio. Ecco il nostro uomo. Glorioso figlio di puttana. Chissà se qua riesco a farli fuori tutti in modalità silenziosa. Allora, quei due sono...
Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud. Infatti devo... Lo so che ci sia ancora lì. L'entità delle mie munizioni. E attenzione perché quello mi può vedere lì. Prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Allora, adesso quello è di spalla, quindi possiamo passare così. Usiamo la testa. Sono in tanti. Merda. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Io preferisco cavarmi. Minchia, non l'avevo visto che si era bloccato lì. Accendi il mattone. Allora, qua pare che non ci sia nessuno. Allora, là c'è uno. Là ce n'è un altro. Se io lancio addosso... Cioè, vabbè, sicuramente attirerò l'attenzione. Che domanda che faccio, stupida. Allora, lì sono in due che parlano. Allora, facciamo così. Andiamo avanti, vediamo se troviamo... Devo cercare di trovarli, ecco, a solo. Che? Ehi, ho sentito un rumore. Sì, l'ho sentito anch'io. A girarlo! Però quello mi ha visto, mi sa. Occhio! Bello. Merda. Cazzo. E chi l'aveva visto? Quello mi ha visto in realtà. Perché giustamente... Comunque l'intelligenza artificiale è molto, molto, molto realistica. Io mi immagino già le run in difficoltà realistica dove veramente ti... Ti fanno la bua. Andiamo! Ecco. Dove praticamente veramente devi stare attento a tutto quello che fai. Allora, qui la colpa è mia perché ancora non sono abituato alla meccanica del gioco. E questo è un mio limite, me ne rendo conto. È un mio limite questo. E me ne rendo conto. Vabbè, non sono, diciamo, neanche abituato alla meccanica di gioco vera e propria. Però piano piano sicuramente si migliora qua. Tempo che si mi abituo. Ah, se mira il mattone con la testa lo fai fuori. Ecco, questa è una cosa interessante. Con la bottiglia ovviamente no, perché giustamente la bottiglia. Però il mattone, ecco, vedi, a saperlo... Avrei potuto lanciargli il mattone in testa a Robert quello. Robert deve essere lì. Andiamo. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Dato che... Dov'è il mattone? Allora, prendiamo anche questo. Ecco il mattone, ma non lo porto, intanto me lo porto un mattone, così non si sa mai. Vediamo se dopo possiamo fare tutto ciò. Cioè se posso lanciarglielo a qualcuno in testa. Beh sì, vabbè, qua non credo che. Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo
Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Addirittura la pistola... Robert! Joel, di qua! Forza, è entrato qui! L'avevamo quasi preso! Ah, e ora? Ciao, Robert. Tess? Joel? Vediamo se adesso scopriamo... Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma è complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Oh! Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Ah, gli spezza il braccio. Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah, grazie Cristo! Ah. Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci. No, uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo. Bene, adesso... Tremenda. Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Fuori città. Chi ci dice che li hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dietro la porta. Dobbiamo uscire da qui. L'hanno ora. Lasciarlo andare. Prova. Se vuoi che ci troviamo, muoviamoci. Di qua. So come evitarli. Vieni. Oh, si era impallato.
i tuoi, quelli. Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. E poi scusa, se loro sono le luci, cioè se lei fa parte... Perché adesso? Luci. Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Cioè, se loro sono le luci, noi chi siamo? Joel, dammi una mano qui. Cioè, noi di quale organizzazione facciamo parte? A quanto pare ci sono due organizzazioni. Una sono le luci e l'altro... Ehi, cioè, ci sono militari, va? Le luci e loro a questo punto, il loro gruppo. Sicuramente l'avranno detto, ma ora in questo momento non mi sta venendo in testa. Stop. Soldati. Non lo so, non sono un amante dei platini, se devo essere sincero. Sono un fan di queste amenità. Cioè, io sono un tipo che si dedica di più alla storia, gameplay. Cioè, il platino non lo so, cioè... Se capita, per chi mi capita, sì. Arriviamo a quella porta. Però se proprio mi ci devo mettere, che devo dire, ah, devo fare per forza il platino, devo dire che ho fatto il... No, non è da me, non l'ho mai fatto, quindi non... Cioè, non mi dà soddisfazione fare il platino, a me mi dà soddisfazione giocare, darlo, completare il gioco. Però platino non sono tipo da platino. Io prendo questo. La giustizia non aspetta, soldato. Chi se ne frega? No, fa il giro e sistema l'altro. Ok, il mattone c'è. Uccidermi non ti servirà. Poi vabbè, se lo strangola così non credo che lo uccida, perché è troppo poco tempo per... Forse gli fa perdere i sensi. E tu dove cazzo sei sbucato fuori? Nessun altro? No, quanto vale? No. Oddio, là ce n'è uno. Attenzione. Lì ce n'è un altro. Ciao Oli. Cosa ne penso? Beh, mi sta molto intrigando. Cioè, nel senso, la storia sembra essere abbastanza bella dal punto di vista... Oddio, là c'è... Cazzo. Non mai più rivederci. Ho fatto bene a non lanciargli il masso, perché sennò mi avrebbero visto. Però aspetta, nascondiamoci qua dietro, forse è meglio. Comunque sì, la storia mi sta piacendo. Cioè, nel senso, noto... A parte che è in tema con la nostra situazione, quasi. Oddio, non voglio dire che ci finirà così. Però diciamo, è un po' in tema. Anche se in realtà... Non è esattamente la stessa cosa. Però devo ammettere che mi sta intrigando. Ma quello è di spalle. Però c'è questo prima che dobbiamo fare fuori. Allora, vediamo se col mattone in testa... Cos'è quel simbolo di qua? Circondiamolo! Ah, ok, no, niente, non l'ho fatto fuori.
Dietro di te! Levati dei coglioni! Oddio, non l'ho fatto fuori! Ma dai, t'ho sparato io prima! No, col joystick mi viene malissimo! È una chiavica! Ehi! Una chiavica! Oh no! Cazzo! Sono una superficie. Oddio, mi stanno crepando. Vabbè. Vabbè, questa è da colpa mia. Oddio, come si è tutto. Quando il tuo avversario non sa dove ti trovi, lancia mattoni e bottiglie per distrarlo. Sì, va bene, ho capito, ma credevo di farlo fuori quello. Cioè, mi sono cullato del fatto di poterlo killare e poi andare a strangolare l'altro. Ok, attenzione. Quando in realtà non si è solo ferito. E vabbè, può essere perché è un soldato, quindi essendo tipo militari forse sono un po' più resistenti, quindi non c'è crepato. Credo che sia per questo. Oddio, mi ha visto? Ma perché sono rimasti? Ah no, aspetta, non lo posso rifare. Riavvia incontro meno di un minuto fa. Cos'è riavvia incontro? Forse... Ah, ecco, ok, questo qua. Scusa, ma io non l'avevo strangolato. Aspetta, fammi vedere, perché non l'avevamo strangolati quei due soldati che ci guardavano, scusa. Ok, attenzione. Che io credo... Sono tanti oggi. Forse fanno un giro di... Ah, ecco, vedi? Quello fa il giro... E va là sotto... Ah, vedi, fa la pattuglia avanti e indietro. Allora, uno è qua. Questo invece è qui. Vediamo dove se ne va. Ecco, ora che sta facendo il giro. Ma uccidere non ti servirà. Ok, così lo nascondiamo qua dietro. Benissimo. Beh, bisogna anche abituarsi comunque al gameplay, eh? È un gameplay totalmente diverso rispetto comunque ad altri tipi di giochi simili. Perché esistono comunque survival, esistono comunque... Quindi è un gameplay diverso anche, oserei dire. Ecco, vedi, però andando di qua io teoricamente a lui dovrei riuscire a strangolarlo. Il problema è quello, se... Se mi uccidi, non uscirai vivo. Se me lo porto di qua... Esatto. Però secondo me non li uccidono, perché troppo poco tempo passa per farli, per strangolarli in un modo da ucciderli. Cazzo. Devo sfruttare di più l'abilità dell'udito. Perché l'abilità dell'udito mi dà un grosso vantaggio in realtà. È che non lo sfrutto abbastanza bene, forse. Perché quello rimane girato di spalle. Quell'altro invece mi rompe i coglioni. Quindi se quell'altro se ne va... Che adesso torna a scendere, perché loro hanno, mi sa, un pattern... Comunque fisso, esatto. Hanno un pattern fisso di... Diciamo di ronda, no? Uccidermi non ti servirà a nulla. Lo so, tranquillo. Io infatti non ti uccido, ti strangolo. Ti lascio qua dietro. Così non ti vedo nel caso. Però se voi mettete là, quello appena sale la prima cosa che fa è inizia a sparare. Coglionazze. Ora scusa, sto tizio dovrà risalire.
tipo adesso. Posso tipo scavalcare da qui e ci vado tipo da sopra? No, non mi fa scavalcare. Ma adesso le vede. Oddio! Guardalo! Ok, non credo che ci sia qualcun altro, giusto? No. Quindi sì, vabbè, ci sono dei percorsi che ovviamente ti facilitano il... Però devi studiarteli bene, madonna, è un casino. È letteralmente un casino. Chissà quante volte ci crepo. Curiosa sta cosa. Va bene. Va bene, va bene. Comunque sì, è il tempo che mi abito, devo abituarmi fondamentalmente. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Beh, oddio, con un proiettile all'altezza lato destro. È poco più avanti. La... Cos'è, fegato? Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Forse cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Attenzione, ma cosa c'è? Aspetta, si sta toccando il lato destro in alto. Quindi non è Mills. Già, dammi una mano. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. E sì, è sul lato del fuoco. Stai lontano da lei! Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Ecco. Voglio che Joy la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene... Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ecco dove comincia praticamente tutto. Perché giustamente nella copertina ci sono loro due. Infatti mi chiedevo chi potesse essere là, perché sua figlia era diversa. Quindi io comanderò sia lui che lei, perché questo lo so.